con Nando De Maio, direttore della fotografia. Quanto è stato difficile dirigere Gigi Attrice? No, io non l'ho diretto. Gigi Attrice si è autodiretto. Io ho soltanto curato le riprese, il montaggio e la direzione della fotografia. E difficile, insomma, è stato un'impresa eroica. Lo sa solo chi è stato a stretto contatto con noi, come Bea, quello che abbiamo passato Gigi, simpaticamente parlando, insomma, perché è un personaggio che, insomma, ha una sua simpatia che nessuno può negare, quindi è stata una bella esperienza stare con lui, ed è venuto fuori anche un lavoro che, devo dire la verità, all'inizio non sembrava così delineato come poi è accaduto pian piano, perché poi pian piano ci siamo accorti che mancavano delle cose, le abbiamo aggiunto, abbiamo tolto, e quindi poi è venuto questo lavoro finale, che non so se, penso che sia piaciuto, perché dal riscontro che sentivo in sala, insomma, è piaciuto abbastanza, insomma, questo è il piacere, questo è quello che noi chiediamo, noi che facciamo questo tipo di lavoro, è quello che noi amiamo, sentire il pubblico realizzato. Grazie. Una arzanese per un film su Arzano, è stata veramente una grande emozione, secondo me. Sono emozionatissima davvero, sono felicissima che sia andato bene. È stato veramente complicato perché Gigi è ingestibile, però posso solo dire che sono felice e ci siamo divertiti davvero tantissimo. Allora Gigi è ingestibile, lo provo a gestire io a questo un film amaro. Sì, diciamo un comico amaro perché secondo me per assaporare il bello deve passare per la mare, come fosse una scuola, perché se non, cioè come papà e mamma, se non danno che l'istruzione da vicino, tu da grande non li puoi trasmettere, cioè è così. Io, ecco, voglio dire tutto quello che faccio perché si deve toccare l'amore, cioè la fratellanza, che dica manca, perché tu metto nel giornale, faccio bella notizia, stanno qui dove era tutto il mondo, e i giovani che capendo niente, allora quindi è meglio ridere che è un'indagine, invece lo stava adotto, e drammatizzare anche i privati, cioè tanto a oggi già a capasso bene giù, si è molto veramente. Quindi ringrazio a tutti gli attori che mi hanno supportato come anni prima, no? Però io penso che porto pure un po' di divertimento, perché non penso mai che devo morire, dice, ma perché? Comunque sono morto finto, penso che non muoio più, vivo la vita. In questo film non ti sei dimenticato di nulla, degli autobus, dello stadio, della stazione, della crisi del lavoro, cioè proprio te li sei segnati tutti e li hai portati in scena. È il lavoratore, non volevo parlare, ho fatto posto morto. No, perché secondo me è bello ricordare che, diciamo, è giusto. Noi ci mettiamo il nostro, dice, quando più cose facciamo più buona stampa, perché è giusto che un campo sportivo è una distrazione per il popolo. Un autobus giusto, una metropolitana, si fa passare a Oder Arzana, si fa passare a Freccia Rossa, si fa passare. E il pronto soccorso, sono cose, diciamo, come a casa se non c'è sul bagno, se non c'è sta, non puoi dire bagno, in da terra. Cioè sono cose primarie, non per contestare, perché io se non amavo Arzano non facevo, non mi mettevo a operare con i miei amici e colleghi questa cosa d'Arzano. Io ci tengo alle cose che devono non andare bene e mi dispiace quando uno a Napoli parte e bene no prima, non va bene. Benvenuti ad Arzano, non si ferma qui stasera, continuerà il suo. Sì, benvenuti a Arzano.